Mannaggia. Cazzo l'hai fatto? Ciao. Mamma mia che puzza. Vai. Voilà. Oh, basta. Forza, no? Dai. Forza. Basta, eh. Passare. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Di là sta lavando la faccia. Cosa hai fatto stanotte, eh? Basta, eh. Se posso dire cosa hai fatto stanotte? Eh? Mentre io mi stavo a fare il culo, voi vi stavate a divertire. Vabbè, dai, scusa. No, a proposito, devo fare... Come andava? Come andava? Andava. Solo che tocca aggiungerci qualcosa. Allora mica andata tanto bene. E io che cazzo ci devo fare? Cioè, ho fatto anche uno stop. Non mi sono fatto neanche uno schizzo. E se vuol dire che neanche ho mangiato un cazzo. E proprio io mi rompo il cazzo che l'unica cosa che stai a fare da quando sei scappato dal culo di tua madre è farti le pere! Ma... Zitto! Devi stare zitto! Mazza! Mazza! Toglimi le mani di dosso! Ma che cazzo ho fatto? Vaffanculo! Sei un coglione! Dai, comunque se troveremo un modo per arrotondare i soldi che ci mancano. Io un modo avrei trovato. Se mi lasci parlare, invece di rompere sempre il cazzo. Dai, scusa, non era per caricarti. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Brigante! Dica. Ma prima stavo dicendo come poter acquistare qualche soldo. E pensavo che potevamo fare delle rapine. Va bene, tanto non è che i soldi dobbiamo portare. Beh, ok. Allora, domani ci sentiamo presto, anche perché in giro la gente non c'è, no? Yes. Va bene. A domani, dai. Oh, e mai visto le cazzate, eh?
Sveglia, briga. Forza, non andare. Eh? Dobbiamo andare, dai, che è già tardi. Come so? Come so? Sono le 7. Dai, se no si fa tardi. Oh, sveglia! Che cazzo? Questi tempi la polizia fa più controlli e la gente neanche porta più roba di valore con sé. Beh, allora se dici così sarete che non avete preso niente, no? Fate un po' la sacchetta e la corsa. Era poca, spicciola, non bastava. Non bastava per comprare la droga necessaria per quei poveracci. Per modo di dire, l'unica salvezza, idem per modo di dire, per questi poveri ragazzi perduti in un limbo che era la città di Foligno, era quella di andare, di tornare dal grande leader Pablo, di chiedergli dei favoretti, dei favori, oppure di fare qualche lavoretto sporco, qualsiasi cosa per lui, per continuare il loro cammino verso una morte precoce e nera.